Quando Don Dante, il 1° novembre del 1954, venne per la prima volta in questo luogo, dove oggi sorge la Chiesa dei Quattro Evangelisti, non vide nient'altro che un grande campo che si estendeva dal ponte di Via Pezzotti fino a Viale da Cermenate. Allora non c'erano verso nord né via Magliocco né via Preda. Dall'altra parte campeggiava la ricevitrice elettrica sud, costruita nel 1934 e di cui la via Sant'Ampelio faceva un ampio viale d'onore. Su Viale da Cermenate, poi, dove adesso ci sono i giardini, sorgevano le baracche degli sfollati della Seconda Guerra Mondiale. Da questa prima visita Don Dante, lo scrive lui stesso, tornò molto perplesso.